A proposito di grandi nomi del lusso, Cristina Parodi ha incontrato Laura Biagiotti. Io sono stata nell'87 la prima volta e poi nell'88, il 25 aprile, è stata la prima volta della moda italiana nel celeste impero. Lo dice con la solita dolcezza, ma non senza una punta di orgoglio. Fu Laura Biagiotti che per prima riuscì a sfilare a Pechino, non per business, ma per passione, la stessa che si respira nella sua bella casa romana, per i quadri futuristi, gli specchi antichi e le cineserie. E mi chiamavano signor Biagiotti perché la donna non era concepita. Però anche adesso che sono cavaliere del lavoro, non è che esiste la versione femminile. Ma è sempre esistita la sua determinazione, quella che l'ha portata giovanissima, a 23 anni, a firmare la sua prima collezione per Schubert. Erano i favolosi anni 60. Ed ero affascinata da questo mondo e da questi personaggi. Ricordo Emilio Schubert, i suoi Loden foderati di Cincillà, la Cadillac con le rose rosse. Com'è cambiata la moda da allora ad oggi? Le signore usavano la sartoria come forse lo studio dello psicologo, andavano lì 5 prove, un orlo poteva, non so, essere uno psicodramma. Oggi bisogna concentrarsi anche per tagliare i costi, perché diciamo uno dei segreti del nostro successo è che bisogna fare grande qualità a prezzi accessibili. Un obiettivo che non sempre è sostenuto dalle istituzioni. È un asset importantissimo del nostro paese, che andrebbe difeso e promosso un po' come fanno i francesi, che lo hanno fatto proprio, e loro, nonostante l'Europa, continuano a faire France. Allora io credo che bisogna fare Italia, bisogna fare molto Italia. C'è solidarietà e amicizia nel mondo della moda? Ma c'è molta fretta, quindi c'è poco tempo. Però so che sono sempre io la prima a mandare gli auguri di Natale e tutti mi rispondono.